in certo senso è tutto più facile, più difficile. Franco Bonprezzi, quando è stato organizzato questo incontro, avevo detto subito di sì come portavoce di Lega. I tempi che stiamo vivendo ci portano tutti a essere poi testimoni attivi di una fase complicata e quindi siamo tutti qui per cercare di cambiare, no? Però non si può cambiare se non si ha memoria. Se non si ha memoria non si cambia. Si ripetono gli errori, si ripetono perché non si sa. Lo sterminio delle persone con disabilità, delle persone disabili, è una delle pagine più oscure. Se la batte con lo sterminio dei Rom e con lo sterminio degli omosessuali, non perché evidentemente ci sia da rimproverare qualcosa, per carità, anzi, alla memoria degli ebrei che è stata la comunità che ha saputo più di tutte tenere botta nella memoria, cioè continuare a tenerla talmente viva da riuscire ad arrivare ad una giornata come questa e a farla diventare un momento davvero molto forte per tutti. Quindi io credo un grande ringraziamento a tutti quanti, lo dobbiamo proprio alla comunità ebraica, perché l'aver saputo resistere alla più facile tentazione, credo, quella di vabbè, che davvero ormai è andata, no? Non ne parliamo più, lasciamo perdere, andiamo oltre. Non si può mai andare oltre, non è mai finita, mai. Perché dico questo? Perché lo sterminio delle persone con disabilità è nato prima di tutti gli altri. È stato un terreno di cultura scientifico e badate bene che è partito non dal nazismo, no, no, no. Ci riguarda da vicino, è partito dall'Ombroso ed è partito dal pensiero occidentale americano di fine secolo, fine 800, quando il mito dell'efficienza, dell'efficienza economica, dell'efficienza del liberismo, del costruire progresso, portava anche ad abbinare alla, diciamo, capacità fisica la possibilità di essere i protagonisti dello sviluppo della ricchezza. Queste teorie, che ovviamente possono essere neutre se non si abbinano ad altro, una volta impiantate nella cultura dell'eugenetica, quindi della ricerca scientifica applicata al miglioramento della razza, che ha cominciato a vedere in Germania evidentemente un'applicazione molto interessante dal punto di vista proprio del metodo, ha fatto sì che i primi esperimenti avvenissero negli anni 30, quindi siamo ben lontani dalla fase futura, da quella della. E in quella fase è interessante notare che il fenomeno della separazione, della segregazione dei bambini disabili, dei bambini che avevano un grave handicap mentale, delle persone adulte con malattia psichiatrica, delle persone gravemente deformi, veniva realizzato con il consenso delle famiglie. Sentiamoci bene. Con il consenso delle famiglie che affidavano ai medici i loro cari nella convinzione che sarebbero stati curati, che era il meglio. Le informazioni che a loro venivano date erano sempre minori, venivano portati via dai loro luoghi e portati in luoghi più separati. C'era già un disegno, c'era un disegno preciso, che era quello intanto comunque di evitare che nascessero nuove persone con handicap. E venne fatta una legge, la prima legge l'aveva venuto insospettire, ma insomma non ha insospettito granché, quella che non si poteva sposare tra persone con disabilità, perché sicuramente si sarebbe fatto nascere un bambino con gravi handicap. Una legge accettata, una legge che non creò alcun problema, una legge che avrebbe dovuto essere applicata anche in Italia, solo che il Vaticano, la Chiesa, in qualche maniera a riuscire a evitare questa cosa. Però questo avvenne in Germania tranquillamente fino a quando si arrivò a teorizzare lo sterminio vero e proprio, che arrivò verso la fine. Ma perché? Ed è la domanda che oggi ci deve interrogare. Perché fu così facile arrivare al progetto T4? Chi ha visto di voi il bellissimo spettacolo è stato dato per fortuna anche in televisione di Marco Paolini, Ausmerzen, vite non degne di essere vissute. Si ricorderà questo racconto molto forte, molto duro, molto
sotto l'asso. Ma perché? Perché c'era la crisi economica gravissima. Per cui cominciarono a comparire manifesti nei quali si vedeva che per mantenere queste persone occorrevano 3 marchi al giorno. E chi li chiamava poi? Quelli che lavoravano. Quindi queste persone erano un peso per la società. E piano piano, nella testa della gente, questa idea è entrata. Al punto che, tutto sommato, si arrivava perfino a ritenere che non ci fosse poi niente di così grave nel perlomeno togliere dalla vista intanto, poi vedere che cosa si sarebbe potuto fare. Ovvio che nessuno diceva che sarebbero stati sterminati, nessuno diceva esplicitamente. Naturalmente tutto questo ha avuto poi una cosa documentata, perché qui fuori anche il DVD di Paolini potete vedere tutto, ma credo che poi ci può aiutare a raccontare questa parte di storia. Il racconto che viene fuori è micidiale perché ci riguarda, perché quello che sta succedendo in questi anni è analogo al racconto che prima ci faceva la mia Carola. È la stessa cosa, sta succedendo, ma non solo in Italia, che sulle persone con disabilità si dice che sono falsi invalidi e si comincia a fare la caccia al dottore. Certo, ci sono i terroristi falsi ciechi, quelli che... sapete quanti sono? Sono meno del 10% di tutte le persone con disabilità, ma molto meno. E intanto però, con questa cosa, tra l'altro messa in piedi, guarda un po', da un grande ministro di questo... del precedente governo, il ministro Tremonti, colui a lanciare la campagna dei falsi invalidi insieme all'inizio, è stato sottoposto a controllo, sono stati sottoposti a controllo, esattamente, tirati fuori, schedati e rischedati, 800.000 persone con disabilità in Italia, tutte persone che sono state in ansia, nell'angoscia di perdere anche quel poco che avevano, una pensione di qualità da 260 euro. Nessuno ha detto niente, i grandi giornalisti economici che si sono stracciati le denti sulla crisi, sulle difficoltà di tutti, su questo non hanno scritto niente. E le cose uniche che sono state scritte abbiamo scritte noi, direttamente, siamo andati in piazza, abbiamo combattuto, abbiamo vinto nell'indifferenza. È la cosa più terribile che porta a credere l'indifferenza. Perché noi dobbiamo, è troppo facile dire perché c'era Hitler, perché dietro Hitler c'erano persone normali. I tedeschi erano persone normali nella gran parte, poi c'erano i nazisti, l'SS, l'esercito, tutto quello che vogliamo, ma per arrivare a quel livello vuol dire che tantissima parte della Germania seguiva quelle idee e le riteneva assolutamente corrette, assolutamente applicabili. Se noi oggi siamo in condizione ancora di dover spiegare che cos'è successo, vuol dire che anche fra di noi ci sono tante persone normali che pensano che l'handicap è qualcosa che comunque sarebbe meglio evitare, che una persona come me non è esattamente come un'altra persona, che chi poi ha un handicap mentale o intellettivo è ancora meno un cittadino degno di vivere la sua vita normale. Questa è la verità. Se poi diventa anziano, vabbè, allora a quel punto abbiamo messo insieme tutto, no? Questa è la nostra realtà, non è l'altra realtà, è quella di uno sterminio che oggi non si fa perché siamo tutti più civili, non si arriva a sterminare, ma lo sterminio è anche uno sterminio morale. Riprendiamoci i nostri diritti partendo dalla consapevolezza che la memoria del passato vale ed è forte quando è memoria del presente. Se noi non leggiamo il presente non riusciamo a capire il passato. Se leggiamo il presente, il passato improvvisamente diventa violento, chiaro, evidente, e allora forse siamo in condizione di evitare che si ripeta per loro, per me, per noi, per tutti quanti. Forse riusciamo anche a fare qualcosa di utile per i ragazzi, per i giovani, i quali, se uno gli parla del T4, non lo so, credono che sia una cosa della battaglia navale, forse non è esattamente così. Era una strada di Berlino, c'era una palazzina, e là dentro decidevano come farci fuori tutti. Io, che sono nato con 20 fratture, nel 52 fossi, sono stato fortunato, fossi stato allora, non sarei vissuto un giorno, sarei morto di sicuro. E questa è la vita.